Eccoci qua, eccoci di nuovo al racconto di settembre, anche oggi, oggi è il 21 settembre, pagina 18. Tra domeniche di differenza le pagine sono 3 di meno rispetto al numero del giorno. Dario ha fatto la sua scoperta. Adesso quello che potete scoprire con questa pagina è come questa scoperta sta per proseguire. Vi lascio la pagina. Buon ascolto e buona lettura. In fondo mio marito sa tutto, si disse la nonna. Cosa potrebbe mai scoprire? Dario invece, dal canto suo, era vorace di informazioni da parte della nonna e si fece forte del fatto di non fermarsi davanti a nulla pur di conoscere la storia di quel bambino che molto probabilmente era vivo e vegeto. La nonna prese la sua decisione e la comunicò al nipote con un gesto molto semplice. Prese dal suo collo il ciondolo in argento con la perla incastonata e facendo scattare una piccola levetta, trasse una chiave che andava esattamente nel buco dietro il primo libro della serie nella nicchia. La nonna fece scorrere la libreria della nicchia nel ripiano alto, dove stava il foglietto incastrato. E dietro Dario poté trovare un quaderno con delle foto sparse sulla nicchia dietro la nicchia. Un vero e proprio pezzo della famiglia se ne stava rinchiuso dietro quello scaffale. Mentre Dario si mise a guardare avido tutto quel materiale, la nonna vinta prima verso se stessa e poi verso il nipote, che era come se avesse diritto di sapere tutto quanto, non batté ciglio di fronte a quel rovistare così violento nella sua vita privata di madre e di donna. Dario vide nelle foto un bambino in crescita progressiva, da neonato a ragazzo e da ragazzo a uomo. Quando la nonna vide Dario non troppo distante dalle ultime pagine del quaderno, iniziò a parlare a Dario. Mi ero appena sposata. Avevo conosciuto Carmelo alla festa di nozze. E non so come mai io, sposata con tuo nonno, non ebbi freno a riempirmi gli occhi di quell'uomo di 30 anni che non aveva niente di particolare, ma non riuscivo a resistere. Mentre la nonna parlava, Dario arrivò all'ultima pagina e fece la scoperta più grossa di tutto quel mistero delle nicchie. Piaciuta la pagina? Spero di sì, spero vi piacerà anche il racconto di ottobre che è in preparazione in questi giorni. Sto pensando più o meno a cosa scriverci dentro. E quindi ci vediamo domani, giovedì 22, per pagina numero 19. E dal 1 ottobre in poi il nuovo racconto mensile, il racconto di ottobre, che vi ripeto, è ancora in progettazione. Ciao ciao!